Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa strepitosa puntata di Loretta 5 Channel. Come vedete ho ricambiato nuovamente location. Ho visto anche il video dell'altra volta di ieri che è uscito, non ha che fatto tanto successo e mi sono chiesta pur qua, nonostante tutta la grande qualità, e perché non c'era programmato l'orario, perché YouTube ormai non è più come una volta, cioè le persone, io facevo questo video, lo mettevo e subito tutti cliccavano. Invece ormai mandano i feedback delle attività, diciamo le notifiche dei canali in cui voi siete iscritti soltanto in realtà determinati orari. Orari che impongono in realtà YouTube Italia. Infatti nella programmazione video ci sono diversi orari, vanno dalle 9 alle 10 alle 11 alle 19. Alle 15, 13 e 30, per esempio, non c'è che ne so, l'1 e un quarto o 7 e un quarto oppure 19 e 40, ci sono determinati orari stabiliti e questo comporta il fatto che in realtà vuol dire che i video vengono maggiormente visualizzati e cliccati soltanto a determinati orari. Quindi, questo video che io adesso sto girando. Farò in modo sì di caricarlo già su YouTube, ma di lasciarlo in privato, quindi mettendolo all'inizio privato, dopodiché sbloccarlo tramite sempre il computer e programmarlo, perché purtroppo tramite telefonino non si può programmare. Quindi vedrete un casino di video che farò live comunque al momento in campagna, appunto, che farò. Li caricherò subito su YouTube, oppure li lascerò magari nelle gallerie, nella galleria. E così facendo vedere o tramite un'app che ho installato ieri, che in realtà è Video, che è un programma di Viva Video, una cosa del genere per montare video infatti sul telefonino, oppure direttamente con Pinnacle. Penso che in realtà io farò la seconda opzione. E niente ragazzi, di cosa voglio parlare in questo nuovo video? Dell'infanzia. Ma l'infanzia in che senso? Cos'è che facevamo noi durante l'infanzia? Questo è un video che avevo programmato da tantissimo tempo e finalmente ci siamo. Allora, io maggiormente ricordo che quando ero piccola amavo tantissimo giocare con i pupazzetti, pupazzetti che trovavo nell'ovetto Kinder, nel Kinder Brioche, nei sofficini, e avevo collezioni e collezioni di pupazzetti. Amavo molto giocare con le Barbie o con le Bratz. Tantissimo adoravo quando ogni estate la Kinder Brioche offriva praticamente o le videocassette o i videogiochi di un determinato cartone animato totalmente italiano. C'erano i Magotti, che erano i primi, poi Lampaclima, poi almeno per all'incirca 10 anni hanno fatto tutto ciò ed è una cosa che nicchia perché proprio quella con gli skateboard e poi vabbè c'erano anche Monster Allergy, alcuni un po' più famosi. Però erano tutto made in Italy, tutto made in Italy, ragazzi, che voi vedevate questi cartoni animati che in realtà creati da un gruppo di giovani del tempo, ovviamente, italiani, tramite fumetti, tramite cartoni animati totalmente italiani e poi si autopubblicizzavano facendo anche le sveglie, le magliette, le matite, le VHS, le VHS, le videocassette. E tutta una serie di robe che io praticamente non facevo altro che aspettare tutte le estate. Ci scrivevo i nomi, tipo io ero questa, mio cugino era Tizio, mio fratello era quell'altro e giocavamo sempre. Poi adoravo la carta carbone, che era una carta comprata in cartoleria. Totalmente che tu ti macchiavi le mani, era tipo nera o blu scura, gli mettevi il foglio di carta normale e gli passavi con la matita sopra e ricalcavi da qualsiasi cosa, diveniva perfetta e tutti dicevano: ah, ma sei bravissimo a disegnare, come fai? Invece in realtà non era vero, soltanto che mettevo sta carta, l'applicavo sopra e ricalcavo. O la carta lucida, no? E quindi io citofonavo qua sopra da me, con i compagnetti qua del palazzo, giocavamo tutti insieme a. Con i pupazzetti, a disegnare, guardavamo qua in televisione il pomeriggio Art Attack e la televisione, roba comunque di un certo spessore, di un certo livello che ti faceva pensare, ti aiutavano in qualche modo a un pochino disegnare gli ideali di vita di ogni bambino, cosa che non è vero totalmente che non c'è più ai giorni nostri. Ci sono sempre i cartoni animati e quelli educativi, ci sono pochi, però i programmi televisivi è vero che non ci sono più. Programmi inteso di persone carne ed ossa che andavano a
reclamare una pubblicità di un qualcosa educativo, oppure tipo la televisione che ti facevano vedere i cartoni ma di loro, effettivamente non c'è più. Io sono cresciuta con a pane e Nutella, Bim Bum Bam, a Go Kart, a Solletico, di tutto e di più, tutti quei programmi che ormai purtroppo non ci sono più, secondo me, ti hanno aiutato a crescere e a diventare poi alla fine quel che sei. Dario Moccia, che io seguo tantissimo, ha creato un video dedicato a ciò. Io ero fissata poi in conclusione con l'albero azzurro. Dodò, l'albero azzurro per me è stato l'apoteosi, perché fu il primo programma televisivo che vidi a parallelo con Solletico, che però ti mettevi in questo modo, ancora prima della televisione, devo dire, perché vi parlo la metà degli anni 90, forse era il 93 o il 94, ed era fantastico, ragazzi, era fantastico perché il bambino entrava nel mondo di Dodò, dove Dodò in realtà era come, aveva le stesse paure, le stesse insicurezze di un bambino, e quindi tu, anche se era un uccello, praticamente un animale, ti medesimavi tantissimo. E quindi io sono del parere che c'è ancora al giorno d'oggi qualcosa che ha a che fare, con, diciamo, del trasmettere il bene, la positività ai bambini di oggi, però è vero che non sono più come quelli di una volta. Nulla, ragazzi, quindi siete gentili, amate tanto, non fate niente che io non farei, lasciate un bel like, attivate questa campanella per non perdere i prossimi episodi e ovviamente ditemi che cosa ne pensate di questa qualità video. Io credo che sia veramente a dir poco straordinaria, forse anche meglio dell'iPhone, e mi sono ricreduta, quindi mi sto trovando parecchio bene, non vorrei dirlo troppo spesso perché qualcuno me la butta, però fino ad ora non sto riscontrando problemi. Quindi per questo ho deciso di fare video col telefonino, cioè quando mi va di fare anche video col cellulare, ovunque io sia, anche a spezzoni, e poi comunque caricarli e metterli sempre nel computer e vedere un pochino cosa ne viene fuori. Va bene? Ci vediamo alla prossima puntata. E da qui in poi ovviamente il video mio del mio film è già uscito, e quindi uscirà anche il backstage con i ragazzi, in cui parleremo proprio delle recensioni negative che ci saranno, perché ci saranno sicuramente, e nulla, quindi vi auguro sempre una buona giornata e una magica vita, una magica giornata.